tutti, carissimi cittadini. Al giorno d'oggi sappiamo che la situazione non è delle migliori, ma il Consiglio dei Bambini ci tiene a ricordare che tutto andrà bene e che grazie ai nostri sforzi tutto questo finirà. Grazie, ciao e ricordate che tutto andrà per il meglio. Alberto, Giovanni, Giacomo, Gioia e tutti i bambini consiglieri della città di Fano ce la stanno mettendo tutta per dare il buon esempio, intrattenere gli altri collaboratori e progetti e lanciare messaggi di speranza. Se rispettiamo le regole, andrà tutto bene. Responsabili e interessati alle problematiche della città, ma anche attivi, fantasiosi e abili nel realizzare disegni e lavoretti, i bambini stanno attraversando un momento non semplice. Abituati a uscire ed incontrare amici, in questi giorni di permanenza obbligatoria a casa hanno dovuto reinventarsi e trovare alternative per giocare. Ad aiutarli è anche Elisa Bilancioni di Fano Città di Bambini, che nel gestire l'omonima pagina Facebook sta pubblicando attività e iniziative per intrattenere i più piccoli. Elisa, un mix tra cultura, divertimento e intrattenimento, sono davvero numerose le attività che famiglie e bambini possono trovare e seguire sia su Facebook che sul vostro sito web. Sì, davvero, ci siamo attivati quasi subito perché pensiamo che sia molto importante stare vicini alle famiglie, soprattutto in questo momento, nonostante tantissimi compiti e la vicinanza che anche le insegnanti comunque stanno esprimendo in modo veramente molto ricco a tutti i bambini. Ci siamo attivati anche nelle connessioni tra noi, tra tutti i siti istituzionali del comune, le pagine Facebook e le iniziative che comunque ruotano intorno ai bambini. Quindi abbiamo fatto un po' da connettori, abbiamo cercato di dialogare anche con Casa Archilei, con la Mediateca, c'è una nuova pagina Facebook molto interessante che è lo 06, il coordinamento. E quindi noi cosa facciamo? Cerchiamo di pubblicare sempre a mezzogiorno un nostro contenuto, qualcosa che sia in qualche modo ritmato, quindi lo stesso giorno c'è sempre la stessa attività, o di musica, o di arte, o di natura, oppure un tutorial fatto anche dai bambini consiglieri. E poi durante il pomeriggio cerchiamo di pescare qua e là qualche attività carina e simpatica da proporre, anche ricondividendo altre cose. Per intrattenerli e strappare un sorriso in più a loro. Certo, ci sono per esempio dei quiz da parte del maestro Giorgio o della maestra Stefania Carboni, che loro conoscono anche molto bene, che davvero tengono intrattenuta proprio tutta la famiglia. Anche il sindaco di Fano Seria ha pensato ai bambini della città, dedicando loro un videomessaggio, invitandoli a scrivere pensieri, inviare disegni o attività per raccontare questi momenti di emergenza vissuti a casa. Un modo per stare lontani ma vicini. Lo so, siete stanchi perché sono tanti giorni che siete rimasti in casa, ma siete stati bravissimi, anzi qualche volta siete stati anche più bravi di noi adulti. Però vi chiedo di avere ancora un po' di pazienza e continuare, perché questo comportamento è importante per tutelare la salute vostra, quella dei genitori, della famiglia, un po' per tutelare la salute di tutti noi. Vi ringrazio per tutto e sappiate che il sindaco vi vuole bene. Questo periodo è un po' difficile, ma so che insieme ce la faremo. E ricordatevi, distanti ma uniti. Buona Pasqua, andrà tutto bene!